In questa sera in penombra passa accanto a me. Cerco cose nascoste ai dotti e ai sapienti anche a me. Un venticello leggero possa soffiare su noi e sussurrarci ancora che ci sei. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici la terra, tanto assetata d'amore. Benedici il cielo, tanto affamato di sole. Gesù dirà: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Gesù ci dice che le due cose migliori che ha sono la dolcezza e l'umiltà. Un frutto è dolce quando è maturo, quando tutto in lui ha raggiunto la sua pienezza. L'umiltà è l'estrema libertà del cuore che ha tolto tutte le prigioni. Ritrovare l'umiltà dei piccoli mi sembra l'urgente consegna del nostro tempo. Mi sono perso partendo da poco, da un gesto mancato, un sorriso trattenuto. Quando il cuore si pente di fuggire e si libera, dovrò rendere conto di ogni passo e di ogni gesto. Intanto mi alzo all'alba, quando giunge la voce delle piccole cose, quando lentamente si muovono il bene e il male, i loro confini sono visibili ad occhio nudo. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio carico leggero. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. Se non hai il coraggio di lasciare, abbandonare, non crescerai mai. Il bambino comincia a crescere quando si stacca dal seno di sua madre. Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi. Oggi io non vedo persone più cattive di 20 anni fa, vedo persone stanche, stressate, sfinite, pigiate. Siamo tutti stanchi da morire. Siamo stanchi per la strada già percorsa, per incidenti di viaggio, per delusioni, per incomprensioni, per insuccessi, per un ambiente meschino, per le falsità, per la sfiducia. Tutto ciò, più che schiacciarci, ci intorpidisce, ci svuota della sostanza. Allora nasce la voglia di lasciarci andare e diciamo: non vale la pena. Perché siamo stanchi, mi chiedo? Noi pensiamo di essere stanchi perché abbiamo camminato troppo? No, siamo stanchi perché abbiamo smesso di camminare. Avete notato che quando abbiamo una bella meta davanti, la fatica non la sentiamo? Mentre quando giriamo a vuoto, arriviamo a sera e siamo sfiniti. Sì, siamo tutti stanchi perché abbiamo smesso di camminare. Gesù, per liberarci dalla stanchezza, offre un ristoro. Prendete il mio giogo. Bel modo di curare la stanchezza. A cosa serve il giogo?
primo serve per andare a coppie, secondo ti indica la direzione. La stanchezza ci fa isolare e non sai più dove andare. Gesù un giorno rimprovera i dottori della legge: voi caricate la gente di pesi insopportabili e voi in realtà non li toccate nemmeno con un dito. Gesù non ha aggiunto pesi sulla povera gente. Il mio giogo è leggero. Dio nelle veglie, gelide senza fuoco, ho paura, sai, ad un passo da te. Il cuore batte forte, vicino alla tua sete, nessuno mai è stato intimo come te. Dio, dove sei? Così silenzioso, cammini lento. Il vento si è disorientato, la luce si è turbata, il troppo ci fa immobili. La tenerezza di una carezza e la bellezza della luna, così fragili, ci bastino per camminare. Un bacio sulla fronte riesce a guarire ciò che le parole non riescono. Noi, quando siamo stanchi e delusi, ci lamentiamo. Gesù ci dice: ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. I piccoli dentro la fatica della vita non scappano, ma guardano più a fondo la vita. I piccoli benedicono perché il cuore è aperto e benevolo. Benedire significa dire il bene. Gli scribi diranno: forse qualcuno dei capi ha creduto a lui, ma solo quella folla che non conosce la legge, e sono maledetti. Questi maledetti sono il punto di vista di Dio. Quanta sapienza nella gente, quanti giusti nascosti. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarci fra di noi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Guarda dentro la vita, discende da giorni che bruciano nudi, nutre senza paura questa muta distesa di sogni, apre prigioni alle luci e ai misteri, racchiusi dentro i tuoi scrigni, il vento accorda ogni ora per sopportarne l'ombra. Guarda dentro, ancora più dentro, finché avrai gli occhi di Dio, finché amerai col cuore di Dio. Guarda dentro il dolore, rifugio alla luce che Dio tiene d'occhio, brucia come un roveto, fuoco di vento marino, disarma e fa nudo il tuo corpo, albero curvato dal gelo, finché il pane spezzerai, finché il fuoco accenderai. Guarda dentro, ancora più dentro, finché avrai gli occhi di Dio, finché amerai col cuore di Dio.